Ciao amici di Forum, bentrovati a tutti. Ciao, bentrovati. Ci incontriamo per la sesta volta con questi incontri legati alla LUX, Università della Conoscenza, e appunto, eh, di cui sono docente. Grazie eh, e ringrazio appunto Anna Tamburini Torre e eh, tutto FOCUS, lo staff di FOCUS 3.0, il Mistero della Vita che mi ha reso la possibilità appunto in questi mesi di poter partecipare, di condividere con voi i, i, i contributi della scienza dello spirito. Abbiamo fatto un percorso ampio, mh, abbiamo viaggiato eh, sulla evoluzione del cosmo, abbiamo parlato della costituzione occulta dell'uomo, della vita dell'uomo la morte, della libertà, dell'arte e oggi ci troviamo a, a, a lavorare su quello che è il mistero dell'amore. Sì, proprio il mistero dell'amore e non solo dell'amore, anche il mistero della sessualità, perché vedremo che questa fiaba proprio ci aiuterà a entrare nei ruoli della, della cosiddetta ricerca, eterna ricerca di noi stessi, che viene in qualche modo mostrata come anche la ricerca dell'anima gemella. Ecco. Ho scelto questa fiaba proprio perché vorrei portare un contributo importante per quanto riguarda la ricerca di se stessi, appunto, nel mondo spirituale e di quella parte di noi che crediamo sia fuori di noi, ma in realtà è dentro di noi. Noi la cerchiamo sempre fuori, perché siamo abituati così, non veniamo al mondo cercando qualcosa dentro e invece è molto strano noi. Siamo creati per cercare qualcosa dentro, che è una ricchezza, che è un tesoro perduto, sprofondato da millenni, che noi chiamiamo spirito. Il nostro spirito, il nostro io, la nostra parola più usata è l'eterna ricerca. Vedremo che questo incontro è, attraverso prima il tema dell'androgeno, che ha generato in qualche modo tutti questi miti legati all'anima gemella, andremo a scoprire qualcosa che forse prima non ipotizzavamo e vedremo di controbilanciare anche le nostre credenze riguardo quella che è l'anima gemella o oggi va di moda parlare della fiamma gemella, vedremo che ci sono delle alternative, vedremo che ci sono delle altre possibilità, ecco, oltre a quella di, della coppia. Del matrimonio, dell'unione, cose bellissime, legittime che fanno parte del ruolo dell'uomo sulla terra, però, che però non sono l'unico ruolo a cui l'uomo deve adempiere, soprattutto non è il ruolo principale, ecco. Io spero di avervi incuriosito. Andiamo a vedere adesso questa fiaba, ecco. Allora, questa fiaba ovviamente parte da molto lontano. Noi potremmo dire che eh, esiste qualcosa. Eh, che proviene da un'antichità veramente remota potremmo chiamarla il tempo pre-socratico 6-700 anni prima di Cristo ehm, si diffuse questo mito che è il mito dell'androgeno da cui sicuramente anche l'autore di Eros e Psiche ha tratto qualche, eh, qualche, diciamo, qualche riferimento teniamo presente che questo mito che adesso andremo a vedere è ciò che è andato a costituire poi tutte le credenze riguardo all'anima gemella. Noi cerchiamo un'altra parte di noi stessi perché in realtà ci sentiamo come separati in due, come spezzati in due e andiamo come a cercare una compensazione unificandoci in matrimonio con un'altra donna o facendo l'amore con un'altra donna o con un altro uomo, appunto, a seconda della polarità. E crediamo di sentirci completi. Ecco, questo mito, che è il mito dell'androgeno, ci racconta proprio qualcosa del genere. Adesso vi faccio vedere anche in che senso. perché... Dunque, il mito dell'androgeno racconta che c'era un tempo, diciamo, in cui l'uomo eh, era un essere maschile e femminile. Aveva in sé entrambi i generi e anche i caratteri. Questo essere era molto potente e faceva paura a Giove, a Giove sapete il cosiddetto dio de degli Olimpo, ecco, il quale eh, fece in modo di diminuirlo di potenza, e eh, separò il maschile dal femminile in due individui distinti. Disse infatti a Hermes di andare sulla Terra e di spaccarlo in due, così non si, si sarebbe evitato. Ci sarebbe dimezzata la sua potenza. Ovviamente andò con un asce, spaccò in due l'uomo. Un'immagine un po' poco verosimile, però è un mito, una fiaba, e fiabi, le fiabe parlano alla nostra anima. Siccome però i due esseri divisi in due si cercavano e si abbracciavano, rimanevano uniti senza fare più nulla, addirittura morivano di inedia di, di nulla, di, di fame. Ecco. L'umanità stava andando incontro a quella che possiamo chiamare l'estinzione. E questo non va molto bene, ecco, nel senso che è qualcosa che deve essere compensato, ecco. E, quindi Giove fece mettere a Mercurio, a Hermes, due organi sessuali all'uno e all'altro, in modo che quando si incontrassero potessero generare un simile. Ecco, la natura dell'uomo è quindi unitaria, dice il mito. Una volta eravamo uno. Da sempre noi cerchiamo questa unità perduta, perché siamo come stati spaccati in due. A questa brama di intierezza volta a ripristinare l'unità si dà il nome di amore. Ecco, questo è un po' il mito di Eros e Psiche, la sua origine che vedrete che però non ha a che fare. Adesso, noi racconteremo un po' di cosa si tratta. Va bene, adesso vediamo un attimo se riusciamo a. Fare in modo di, di focalizzare questa fiaba. Questa fiaba di Eros e Psiche eh, proviene da, da un autore, eh, da un libro che eh, narra di un certo Apuleio. Apuleio eh, vive in Algeria nel 200 d.C. E questa fiaba si trova nel quarto capitolo del libro delle Metamorfosi. Proprio il libro si chiama così, Le Metamorfosi, l'asino d'oro. Questo è il titolo, se volete vi consiglio di leggerlo perché è interessante. Questo libro parla di Lucio, che in realtà è una biografia dell'autore Apuleio, che narra del suo cammino iniziatico secondo i riti di Iside. E Lucio si interessa di magia. Conosce una strega, di nascosto ruba dal suo laboratorio una pozione e si trasforma in un asino. E questo potremmo dire che è un simbolo eh, che ha voluto mettere luce per dire che quando uno intraprende una via eh, di conoscenza eh, diventa un filosofo, diventa un conoscitore, però al contempo è anche un asino, nel senso che nel senso sottile. Non è poi così un essere, un, un livello alto, è l'asino la, che impara la vita. E quindi in realtà siamo tutti asini. Quindi tutti coloro che si mettono in cammino al principio sono degli asini, ma gli asini nel senso giusto che vogliono diventare però eh, conoscenti. Sapete che anche Pinocchio diventa un asino? Come se appunto la fase dell'asino rappresentasse proprio un momento, diciamo, della biografia di ognuno di noi. Ecco. E pensate che in questa iniziazione Lucio ritorna ad essere uomo grazie a Iside che gli dona una, do una rosa. Mangiando la rosa ritorna a essere uomo. E quindi c'è un nesso fra la purezza, vedete, la passione pura vegetale che può permettere al filosofo di tornare, diciamo, a essere un uomo. Ecco, andiamo a vedere. Vediamo che succede ora. Chi è Iside? Chi è Eros? Perché qua abbiamo detto appunto che c'è un'iniziazione in cui, eh, potremmo dire, questo asino che è eh, Apuleio si fa iniziare da Iside. Allora, nelle tradizioni varie, Iside, Egizia, viene comparata a quella che è Venere greca. E potremmo sapere che i romani hanno importato un po' dalla dall'estero tutte le tradizioni le hanno messe nella loro religione. Quindi noi potremmo dire che l'immagine di Iside egizia ha a che fare con Venere, con Afrodite, ecco, con lei che viene chiamata sorella, moglie e madre. Iside viene rappresentata, io perché vi dico questo, perché nella fiaba vedrete che si parlerà di Venere e quindi Venere andrà poi a costituire il cardine un po' di tutta la fiaba insieme al mito. Tra Eros e Psiche. Tra l'altro vedete che Venere sarà anche la madre di Eros. Quindi noi di Iside abbiamo tre immagini: Iside a Voltoio, Iside felina, vedete che ha delle sembianze leonine, e Iside bovina, in cui ha le corna, quindi ha a che fare con l'elemento anche della luna, soprattutto, ecco. Quindi bovina, felina e eh, eh, potremmo dire rapace, uccello, ecco, potremmo dire, vedete proprio tre elementi, tre animali. È come se da un lato rappresenta la parte del pensiero che vive nell'uomo, che fuori la troviamo anche come saggezza della natura. Il sentire invece, l'elemento felino, è quello che sentiamo nella nostra vita interiore, il sentimento di sé. E il volere, l'elemento bovino, è invece ciò che è legato alla terra, quindi la volontà. Il pensare è il pensiero dell'uccello, il sentire è il moto, la passione del felino e il volere è la forza, il potere, la volontà, diciamo, del bovino. Ecco. Iside è in un certo senso, potremmo dire, quello che noi chiamiamo eh, l'eterno femminile che alberga in noi e che ci attira verso il regno dal quale siamo nati. Quando l'Iside in noi si purifica, liberandoci da tutto ciò che ha ricevuto eh, dal mondo fisico, viene fecondata dal mondo spirituale, dando vita all'uomo superiore che viene chiamato Horus. Iside è perciò in perenne ricerca di quell'Osiride che ormai può essere ritrovato solo grazie all'iniziazione e alla morte. Quindi Iside abita in noi è la parte lunare dell'uomo, l'eterno femminile che ci attrae verso il maschile, il maschile in questo caso è Osiride. E quindi c'è una polarità in noi, che adesso dobbiamo imparare, che cerca il maschio. Sapete che Platone diceva che l'amore è solo verso il maschio e questa possibilità noi la troviamo espressa appunto nel mito, diciamo, di, di questa fiaba molto bella. Noi sappiamo che Horus, e Osiride e Iside, sono, sono una coppia con un figlio, ed è curioso che Iside viene fecondata dopo che Osiride è morto, che viene, ucc le, viene ucciso dal fratello tifone ed è al di là la feconda, e da questo matrimonio nasce Horus. C'è qualche analogia anche, sicuramente con Maria, anche Maria viene fecondata da Gabriele però da, dallo Spirito Santo quindi dall'aldilà e nasce Gesù appunto quindi Horus e Gesù hanno delle similitudini ecco. ecco vicino a Menfi che non è questa immagine si dice che era stata eletta una statua Iside che era ricoperta da un velo nero sulla base della statua era stata incisa questa iscrizione io sono tutto ciò che fu tutto ciò che è ciò che sarà e nessun mortale ha ancora osato sollevare il mio velo. L'immagine di Iside velata è come di pensare che sotto questo velo si nascondono i misteri, è il velo della materia. La rimozione del velo significa anche la capacità nell'uomo di bruciare il velo, ossia di sollevare questo velo che equivale appunto a conseguire l'immortalità, a conoscere tutto. Quindi sollevare il velo di Iside significa penetrare con la chiaroveggenza nel mondo spirituale. Ecco. Plutarco dice che Iside è il principio femminile che vive nella natura ed è quello che è in grado di ricevere tutto ciò che è creato. A causa di ciò viene chiamata anche nutrice o onni ricevente da Platone. Ecco, volevo dire, leggervi adesso questa cosa che è tratta dal libro, che però è molto bella, perché rappresenta il momento culmine in cui viene seguita l'iniziazione da Apuleio, ecco, e dice «E venne finalmente il giorno destinato alla consacrazione. Il sole volgeva al tramonto e dava luogo alla sera, quando da ogni parte cominciò ad adunarsi una gran folla». Che secondo l'antico rito religioso veniva a rendermi omaggio recandomi molti doni. Allontanati tutti i profani, il sacerdote mi fece indossare una sopravveste nuova di lino e, presomi per mano, mi condusse all'interno del santuario. Raggiunsi i confini della morte, varcai le soglie di Proserpina, rivissi tutti gli stadi dell'essere, vidi nella notte il sole brillare di candida luce, giunse al cospetto degli dei inferni e di quelli del cielo. Li adorai da vicino. Ecco ti ho detto, ma tu che hai udito ancora non sai perché è giusto che così sia. Perciò ora ti riferirò soltanto quello che può essere rivelato a mente umana senza commettere sacrilegio. Ecco, immaginate che a quei tempi ovviamente certe cose non si potevano né dire né fare. E quindi è ovvio che era abbastanza delicato questo ambito. Tuttora esistono confraternite in cui viene praticata questa iniziazione isiaca, e in cui si dorme nel sepolcro e si sperimenta, diciamo, una morte iniziatica, ma non parleremo di questo. Oggi noi dobbiamo parlare della fiaba di Eros e Psiche. E così faremo. Ecco. Allora nella fiaba Venere è un arcangelo irregolare, di natura luciferica. Potremmo dire che appartiene alla gerarchia appunto degli esseri luciferici, degli esseri dell'ostacolo. Quindi non è una dea regolare, è una dea irregolare. Però è una dea che collabora ovviamente alla vita degli uomini, guai se non ci fosse Venere, perché l'uomo non potrebbe essere quello che è. Ecco, Venere ha un figlio. Che, si chiama, che è stato concepito insieme al dio Marte, ad Ares. Ecco, questo matrimonio, questa unione in qualche modo ha creato un essere molto particolare che nelle tradizioni viene chiamato Eros, però il suo nome vero è Cupido, che significa desiderio. Quindi ha un figlio che si chiama desiderio. Si tratta di capire adesso questo desiderio che di solito viene associato alla sessualità, al bisogno, all'amore dei sensi, che tipo di desiderio sia, perché può essere anche un desiderio inferiore, nel senso che cerca la materia, ma anche un desiderio superiore che cerca lo spirito, perché ci possono essere diversi tipi di desideri, desideri che vanno verso l'alto, desideri che vanno verso il basso, ed Eros, Cupido, potremmo dire, eh, è uno stimolo che ci porta sia verso il basso, sia verso l'alto. È come se Venere eh, avesse creato nell'uomo, cioè suscita nell'uomo la capacità di andare verso la materia, se vuole, o di andare verso il cielo, sempre che voglia. Ecco. Vediamo. Eh. Eros è cupido, desiderio, e lo si può vedere ancora quella parte dell'io umano che è ancora puro e ingenuo non è ancora un, una, non è né egoistico né altrui, quindi è un io che sta cominciando a diventare umano e quindi ha tutta la possibilità di decadere o di andare verso l'altro andiamo a vedere questo io che è in noi, lo troviamo nella Bibbia eh, come quell'essenza che ci viene donata a immagine e somiglianza di Dio noi abbiamo un io che ci è stato dato dagli Elohim, che non vorrei confondere con nessuna forma extraterrestre, perché oggigiorno è diffusa questa opinione che noi siamo stati creati da, dai, dagli alieni, però se vogliamo immaginare che gli alieni si chiamano Elohim e siano invece entità incorporee che appartengono a una sfera degli spiriti della forma, allora posso anche essere d'accordo. Questi tipi di entità non hanno bisogno della materia per esistere, perché la materia è un problema solo dell'uomo. L'uomo percepisce attraverso i sensi e quindi ha bisogno di usare espressioni materiali. Non è questo il caso degli Elohim. Gli Elohim sono entità, eh, che vengono chiamate anche potestà, che sono quelle che hanno offerto in sacrificio una parte di se stesse per donare a un uomo un'indipendenza uno spirito individuale, ecco. Quello spirito si chiamava Adamo e quell'Adamo poi sciscisse, potremmo dire, si moltiplicò in tanti altri io, ma è un'altra storia. Il figlio di Venere eh, ha un legame con l'uomo perché ha fatto mangiare Adamo, questo io donato, il frutto del bene e del male. Eh, che significa? Perché c'è un legame? Significa che a un dato momento l'umanità, questo Adamo e questa Eva che conteneva, sapete che Eva è stata estratta da Adamo, ma in realtà sono, erano un essere unico, erano un androgeno potremmo dire, vengono avvicinati da una forza luciferica che appunto è Venere, in questo caso nel, nel testo ecco. Questa Venere che è Lucifero si avvicina. Ecco, io sto facendo una caratterizzazione di questo testo, non è che in genere sempre Venere vuol dire questo, in questo testo rappresenta l'essere luciferico. Si avvicina all'uomo, in qualche modo lo tenta e gli permette di conseguire una facoltà. Quindi, ogni umano dopo la caduta dell'Eden è potremmo dire figlio di Lucifero e di Venere. Quindi, in noi c'è dopo questo evento un Eros, una parte. Erotica, che noi chiamiamo Cupido, che vive in noi, siamo tutti figli in qualche modo di. Ecco, l'io spirituale dell'uomo, in realtà, è un'entità che vive sempre nel mondo spirituale ed è legata all'angelo custode di ogni essere umano. Adesso noi vedremo di capire anche questo. L'io spirituale è una parte di noi che ci è stata data appunto dagli Elohim ed è una parte potremmo dire eh, che. È collocata nell'ambiente spirituale e attende che gli portiamo il frutto della terra. Ecco. Mm. Immerge: si immerge nei nostri corpi, vive in noi. Ci fa credere di essere un io, noi diciamo io, sempre a qualcosa che non è questa entità, ma è il nostro corpo. Ma anche questa è un'altra storia. È un'entità, comunque, che è stata avvicinata da Lucifero. E questo avvicinamento ha prodotto in noi quella che è la tentazione, diciamo, luciferica. Questa tentazione luciferica eh, ovviamente ha determinato anche che entrasse in scena un'altra entità che è il nostro angelo custode. E fino a che noi non avremmo superato, avremmo utilizzato le forze di Eros per trovare noi stessi e quindi di... Sublimare la nostra essenza, di sposarsi con l'essenza spirituale dell'anima e dello spirito, l'angelo ci custodirà e ci accompagnerà fino a che questo non sarà accaduto. Quindi c'è un legame grandissimo che adesso noi andremo a scoprire. Ecco. Vediamo un attimo cosa dice questa fiaba, questa bella fiaba. Ecco. Andiamo a vedere. Allora, sì che ha tre sorelle. O due, in altri, in altri casi vengono dette tre, altri due. In questo caso noi ne consideriamo tre. Si dice che era così bella, Psiche, che si credeva fosse Venere. Chi la guardava, la adorava appunto come se fosse qualcosa di assolutamente meraviglioso. Venere era però invidiosa nel cielo e eh, che c'è una terrestre che si chiama Psiche, che si crede di essere Venere. E quindi cosa fa? Per invidia incarica suo figlio Eros di fare innamorare psiche di un uomo bruttissimo di un mostro. Voi sapete che Eros era quell'entità che lanciava le frecce, no? Era capace, di, eh, con una freccia avvelenata, di far crescere la passione, appunto, negli esseri umani. Eros Mentre compie questa cosa, però inavvertitamente si punge lui stesso con una delle sue frecce e rimane a sua volta innamorato di Psiche. Pensate, doveva far innamorare di un altro uomo terribile, di un uomo bruttissimo, in modo che lei potesse vivere una vita segregata nella bruttezza, invece no, Eros, eh, in qualche modo, <ride> diventa partecipe della vita, diciamo, di, di Psiche. Ecco. E ovviamente Psiche viene, siccome eh, i suoi genitori vanno da un oracolo e, e dicono che la, eh, ovviamente c'è un editto che dice che lei deve essere sacrificata a un essere che la sposerà, i suoi genitori non possono fare altro che portarla su una rupe a una sorta di matrimonio funerale con il mostro e dicono che deve essere buttata giù, dopodiché arriverà questo mostro e se la porterà via, ecco. Lei si butta dalla rupe, però non cade nel vuoto perché c'è il vento, che si chiama Zefiro, che la accoglie, la sospende per aria, la fa adagiare piano piano per terra. Quando arriva per terra eh, scopre che in questa radura vi è una reggia misteriosa, una bellissima villa dove ci sono dei servitori che sono invisibili, che per tutto il tempo in qualche modo la la avvolgono, la servono, la onorano, si sente disorientata, diciamo. E, però ovviamente gli viene detto guarda che ti stiamo preparando perché in realtà tu devi essere l'amante del nostro Signore. E lei dice, oddio, sarà il mostro. Ecco, sono arrivata nella casa del mostro, qui mi trattano bene, mi, mi fanno un bagno profumato, mi danno il cibo prezioso, però in realtà... Io sono schiavo di quel mostro. E cosa succede? Succede che eh, questo, fra virgolette, mostro arriva di notte al buio. E ovviamente non è il mostro, ma è Eros che vuole incontrare, fare l'amore con Psiche tutta la notte e gli detta una regola. Lui è dolcissimo, delicatissimo, ha una bellissima voce, lo avvolge, lo abbraccia è un Dio, è il Dio dell'amore, quindi il Dio della passione, figuriamoci se si può competere con questo tipo di creature. E gli dice, io ti voglio mia, però noi ci possiamo vedere soltanto di notte. Io verrò di notte a luci spente, starò con te tutta la notte, e respireremo fragranze, profumi di amore tutta la notte, ma al mattino, con le prime luci dell'alba, io me ne andrò. Ti prego e ti... Chiedo assolutamente di non chiedermi mai di farmi vedere il mio viso perché io non potrò mai mostrarmi a te. E così va. Infatti, ogni notte, prima che lei si svegli, prima dell'alba, Eros scappa e la lascia dopo una notte d'amore. Ovviamente è psiche, è un po' imbarazzata perché non sa. Sì, ok, ha un bellissimo amante nelle parvenze, però no. Anche il timore che possa essere il mostro, e quindi eh, questo crea in lei delle, delle problematiche, dei, soprattutto vorrebbe conoscerlo, cioè è strano fare l'amore con qualcuno che non vedi. no Ecco che l'invidia qui sono due le sorelle di psiche eh, che le dicono: Ma guarda, che quello è il mostro! Ma tu devi assolutamente cercare di scoprirlo, perché quello ti prende in giro, anzi, ti ucciderà, sarà una specie di coccodrillo gigante, un drago, tu credi che sia un uomo bellissimo, ma invece in realtà è un mostro. E gli suggeriscono di scoprire questa, questa messa in scena. Cosa accade? Lei nasconde sotto il letto una lampada con l'intenzione, la notte, di guardarlo mentre lui dorme e porta con sé un coltello per ucciderlo quando avrà visto che appunto, è appunto il mostro per cercare di liberarsi di questa, di, da questo destino. Ecco. Però cosa accade? Eros dorme, lei illumina il corpo con la lampada e vede che è un dio, cioè vede che non è un mostro, e quindi rimane stupita. E mentre cerca di eh, appoggiare la lampada sul comodino, tocca lei stessa la, la faretta dove ci sono le frecce e rimane anche lei punta dal veleno e quindi si innamora di questo Eros ed è quindi un amore reciproco e mentre appoggia la lampada però una stilla di quest'olio cade sulla coscia di Eros e ahimè lui si sveglia e si sente tradito e quindi scappa per sempre dice addio Eros mi hai scoperto poteva essere un amore che durava tutta la vita e invece noi dobbiamo lasciarci non puoi conoscere la mia identità perché se mia madre venisse a sapere che io ti incontro e ti amo sarebbe la fine per entrambi e quindi c'è questa fuga di Eros che scappa diciamo da Psiche Eros ritorna quindi da sua madre Venere anche se ovviamente ha grande fatica con grande imbarazzo con grande dispiacere ecco. Psiche però non si dà per vinta. si va si va a recare a Palazzo di Venere nell'Olimpo per cercare Eros e subito appena la blocca ma tu cosa vieni a fare qua? cosa vieni a cercare? prima di tutto una, una donna non può entrare nell'Olimpo e quindi subito flagellata e quindi viene subito frustrata, viene trattata malissimo poi gli viene chiesto ma che vuoi tu da me? tu che credi, ti credi di essere Venere ma come ti permetti di essere al mio cospetto? Ecco. e Ovviamente lei proclama l'amore nei confronti di Eros e le dice Ma molto bene, ah, vi siete innamorati? Ci penso io, risolvo io tutto. Ci sono quattro prove che tu dovrai superare, e queste quattro prove hanno a che fare con l'iniziazione, sono le prove che venivano fatte da Puleio, tu da tutti gli iniziati che penetravano nei misteri. Ecco, se tu superi queste prove, potrai avere mio figlio. Erano prove così terribili, adesso le conosceremo, che sarà, sarebbe stato molto difficile superarle, quindi Venere sapeva già l'esito impossibile, diciamo, della, della prova. Ecco. Il primo, la prima prova è quella di, eh, se, eh, potrebbe sembrare curiosa, ma ha a che fare con il controllo del pensiero e del sentimento. Venne dato un mucchio enorme di semi, tutti mischiati. Girasole, eh, papavero, eh, grano, mais, tutti mischiati, e lei in una notte doveva separarli tutti in tanti mucchietti a seconda del tipo. E questa era proprio una pratica che, se ci immergiamo in questo, ha a che fare appunto con la concentrazione del pensiero. Separare tutti questi semi portava a sviluppare una concentrazione ottimale. E psiche riesce in questo, il suo amore la sostiene, quindi riesce a portare questa, questa prova. La seconda prova invece ha a che fare con raccogliere l'anadoro. E qua si di, era una prova che era invece legata alla respirazione, al pranayama potremmo dire in oriente. Ecco. Si doveva imparare a respirare per suscitare eh, un determinato stato di coscienza con una respirazione ritmica. E qua viene simbolizzato dal fatto che Psiche eh, doveva recarsi in un luogo dove c'erano delle pecore che avevano una lana d'oro. Doveva raccogliere quella lana d'oro e portarla, come aveva fatto prima, a, a Venere. Però c'era un problema, che queste pecore erano feroci. Sono le pecore che sembrano mansuete, ma in realtà si nutrivano di esseri umani. E fra il cannetto, una canna parla a Psyche, gli dà un consiglio. Gli dice: Ma tu non devi affrontare le pecore, tu devi aspettare che scenda la notte e quando loro saranno, saranno addormentate dovrai andare nei cespugli e cercare di raccogliere i fili di lana che sono attaccati ai cespugli che loro attraversano. Quindi, non dovrai entrare in contatto con loro, ma soltanto. Raccogliere la lana d'oro che ci sono sui cespugli. E questa è una canna. Perché è una canna? Perché la canna veniva usata soffiandoci dentro per stabilire un determinato ritmo di respirazione. Quindi la canna, il soffio, determinava questo stato di coscienza che aiutava poi lo sviluppo di, conoscenze, di stati di coscienza superiore. La terza prova consisteva invece, ovviamente la seconda viene superata perché psiche raccoglie la lana d'oro e la porta appunto con grande stupore a Venere. La terza prova richiedeva che lei andasse in un fiume che era terribilmente eh, potremmo dire inarrivabile, perché si trovava su un monte dove per arrivarci si dovevano sorpassare rovi e boschi pieni di mostri, di insidie, di lupi, di orsi, quindi non, era impossibile arrivare. E addirittura sul, dentro al fiume c'erano proprio anche diciamo, dei, dei mostri che nuotavano, e quindi era impossibile con questa ampolla andare a raccogliere. Però in questo caso straordinario appare un'aquila, che è l'aquila di Zeus in persona, che la porta a psiche, la, la fa levare in volo. A, sul filo dell'acqua del fiume, lei tenendosi attaccata all'acqua riesce a prendere l'acqua, e questo ha a che fare con l'iniziazione: proprio la capacità, dopo di essere stati capaci di concentrarsi, di essere stati capaci di respirare, di entrare in contatto con questa acqua, che è l'acqua di vita, ma è anche l'acqua di morte perché ha a contatto appunto di tutte le insidie dei pericoli, e anche questa prova viene superata. La quarta prova è invece la discesa agli inferi e il cofanetto magico. E qui eh, ha a che fare con la morte iniziatica perché è un livello in cui il discepolo veniva portato a uno stato estremo in cui sperimentava in catalessi uno stato di premorte e quindi usciva dal corpo e vedeva quello che i defunti vedevano però ritornando nel corpo e potendo raccontare le sue esperienze Qui viene simbolizzata dal fatto che Psiche deve incontrare la dea degli inferi, di Proserpina potremmo dire, e farsi consegnare un cofanetto che contiene dentro un'essenza, un profumo per la bellezza eterna. E quindi Proserpina, lei è sopra tutte le prove, addirittura ci sono cani a tre teste, ci sono mostri, riesce a fare tutto. E arriva a cospetto di Proserpina e gli dice eccoti, Proserpina dice eccoti il cofanetto per Venere, puoi portarlo a lei. E lei ovviamente lo prende, ma cosa succede? Quando a una persona si vieta, specialmente se è una donna, ma ogni riferimento è puramente casuale, gli si vieta qualcosa, quello è il modo perfetto per fare in modo che lei si incuriosisca e voglia vedere che c'è dentro. E Cosa succede? che apre il cofanetto e dirà, beh, ma cosa sarà mai? Voglio proprio sentire com'è questo odore per la dea Venere. Lei lo apre, però questo profumo ha un potere che non, è, non può essere sopportato da un mortale, quindi lei cade come in una morte apparente e sviene, perde i sensi. Eros vede dal cielo questo, è intenerito dalla sua amante che soffre, che perde coscienza, scende con le sue facoltà, la guarisce e la risveglia e quindi ovviamente gli ridona la vita, è come se il desiderio stesso incontrasse l'anima e la facesse rivivicare perché aveva superato le prove nonostante appunto la sua curiosità, ecco. Sì che dimostra comunque a Venere di aver superato le quattro prove e lei per onestà gli dà in dono il figlio, quindi si sposa, ecco che l'io, ricordate l'io spirituale dell'uomo diventa maturo, per sposarsi con l'anima. Questi matrimoni noi li troviamo ovunque, li troviamo nelle nozze di Cana, li troviamo nel Vangelo quando viene detto il regno di Dio è come un matrimonio che, dette, che è un padrone dette per i suoi servi. Ecco. E quindi l'allegoria del matrimonio o come le nozze chimiche di Christian Rosencroft rappresenta sempre il momento in cui l'anima, dopo le prove superate, riesce a sposare il suo spirito. Sicche, che è l'anima che ha lavorato intensamente su se stessa, è stata disposta a, eh, a tutto, pur di avere il suo spirito in sposo, può sposare appunto Eros. E questo, diciamo, è un po' il compendio, diciamo, di quello che è la frase. Adesso vediamo di eh, analizzarla secondo un altro punto di vista. Ecco, a questo punto noi possiamo cominciare adesso a svelare, il Mistero, diciamo, di, questo, di questa fiaba, di quel, del significato occulto di quello che vi è dietro, ecco. Perché vi è qualcosa di molto particolare, no? E vi è qualcosa che accade a ogni essere umano. In realtà, non è soltanto una parodia dell'iniziazione, perché, certo, dietro c'è tutto il significato esoterico. Che veniva compiuto appunto nelle sedi dei misteri per conseguire lo sposalizio fra l'anima e lo spirito, che è comunque l'iniziazione. In realtà, questo processo, io vi prego di ascoltarmi perché è qualcosa anche di nuovo, che potrebbe portarvi anche qualcosa che forse potrebbe anche essere significativo per molti di voi. Ecco. Ma questo elemento notturno in cui potremmo dire lo spirito incontra l'anima, avviene ogni notte. Noi abbiamo una psiche, che è un'anima, che durante la notte esce dal corpo e diviene partecipe della realtà spirituale. E, quando noi dormiamo siamo degli esseri speciali, diventiamo extraterrestri. Usciamo dal corpo, il nostro corpo astrale e l'io escono e, e penetriamo in una sfera che di solito si chiama la sfera del sogno. Ma superando quella sfera, si entra in una sfera in cui non abbiamo coscienza perché cade ogni appoggio sensibile per poter sostenere la coscienza, entriamo in una dimensione, che è la dimensione astrale, e ripeto: non è quella del sogno, ma oltre il sogno, in cui in qualche modo eh, diventiamo partecipi di una realtà nuova. Incontriamo un essere che è la, il nostro angelo custode. Il nostro angelo custode è un po' l'immagine di questo Eros. Cosa facciamo con il nostro angelo? Il nostro angelo è un essere che per generazioni di vite ci segue. Da migliaia di anni è sempre il nostro essere. Ogni incarnazione ci custodisce e ci porta nella vita. Ma non solo su sulla Terra, anche di notte. Di notte noi lo incontriamo e facciamo, prima il resoconto, della vita diurna, e con lui, appunto, compariamo se abbiamo compiuto o non compiuto in modo retto quello che era scritto nel destino. Lui è il custode del nostro destino, ha nelle sue mani il libro del destino, e con lui verifichiamo se quello che ci eravamo proposti prima di scendere, perché voi sapete che noi scriviamo un destino. Questo destino eh, serve per evolverci. Per fare in modo di sviluppare delle forze che non avremmo se non, se non avessimo appunto delle prove a cui sottostare. Ecco, di notte eh, consideriamo tutto quello che du durante il giorno è stato fatto. Ciò che è conforme al piano di destino è il nostro bene, ciò che non è conforme, che è andato contro il destino, è il nostro male. E in questo caso il nostro angelo ci dice: Ecco, hai adempiuto al destino. Brava, psiche, sei stata brava. E invece qua ti sei dimenticata, addirittura qua hai dato uno schiaffo, qua hai fatto un insulto, perché lo hai fatto? Eh Angelo, io purtroppo quando sono sulla terra non ho questa coscienza che ora quando sono con te. Quando sono sulla terra perdo ogni oblio e quindi non sono in grado di ricordarmi. E l'Angelo ci conforta e ci abbraccia e dice: Non avere paura, psiche, domani sarà meglio. E adesso abbracciami, facciamo l'amore. Ed ecco che ci perdiamo nella beatitudine del nostro angelo e tutta la notte siamo con lui avvolti nel piacere dei mondi spirituali. Non è un fare l'amore fisico, ma è un dissolverci nella bellezza, nella grandezza, nella gioia del mondo spirituale insieme al nostro angelo. Quindi le delizie, le fragranze, gli aromi, veniamo come deliziati da qualcosa di molto più grande che non sia l'amore sessuale e viviamo per diverso tempo questa complicità con il nostro angelo custode che è proprio Eros cosa succede? al mattino se ne va con le luci sparisce il nostro angelo come nella fiaba e noi non siamo in grado di, di, di accendere una lampada come ha fatto Psiche se fossimo in grado ci renderemmo conto e conosceremmo il nostro angelo che in qualche modo è parente è un surrogato anche del nostro io finché noi non diventeremo capaci di eh, far crescere il nostro io. E chi sviluppa una certa capacità è in realtà una lampada alla porta di là, perché essere capaci di conservare la coscienza, di avere sogni lucidi, significa anche, anche incontrare e poter vedere in viso il proprio angelo. Quindi ci sono pratiche che sono quelle della meditazione e della concentrazione che sviluppano in noi la eh, capacità, la possibilità di svegliarci in sonno, di, essere, di acquisire consapevolezza e quindi di essere anche coscienti degli avvenimenti che accadono nel sonno, tra cui anche questa beatitudine angelica che sperimentiamo appunto durante la notte. Ecco, noi quando ci svegliamo, dopo una notte d'amore, dopo ogni notte d'amore eh, meravigliosa con il nostro angelo, ci dimentichiamo tutto, ma ci rimane il presentimento, ci rimane questa bellissima sensazione d'amore di essere stati in compagnia di qualcosa di dolcissimo, di qualcosa di meraviglioso. E cosa succede? La cerchiamo fuori, fra gli umani. Tanto è vero che... Quando vediamo qualcuno che ha dei tratti che sembrano interessarci, eh, questo angelo suscita in noi il desiderio di cercare qualcuno che lo sostituisca. E ogni essere umano che noi abbiamo incontrato in realtà è stato qualcosa che ha cercato di sostituire il nostro angelo. Questo non è un fatto negativo, perché è il nostro angelo stesso che ci insegna queste cose. Noi vedremo che ci sono altre tre cose che il nostro angelo ci insegna durante la notte, oltre a imparare ad amare. Lui ci ispira l'amore verso gli altri umani perché vorrebbe che noi amassimo gli altri. Il suo amore è grandioso: è facile amare l'angelo custodio perché è qualcosa di è molto più difficile amare gli esseri umani. All'inizio dell'innamoramento, noi portiamo con l'innamoramento con gli esseri umani, con un altro umano, portiamo questa forza dell'angelo custode e la riversiamo e sentiamo tutta la potenza della sua freccia che ci colpisce, perché prima ci sostiene, l'angelo ci dà le forze per innamorarci e sono meravigliose. Pensate quando si è innamorati come ci si sente divini, come si sente l'altro un angelo, come se si fosse visto l'angelo. E di fatti è così, perché il nostro angelo ci permette di vedere nell'altro uomo, nell'altra donna, l'immagine futura di quell'angelo che lui stesso sarà. Quell'essere umano un giorno diventerà un angelo, ma non perché morirà, no, perché si evolverà e diventerà un essere della decima gerarchia. Il nostro angelo ci dà come un'anticipazione futura di quello che sarà quell'essere. Noi lo godiamo al punto che ci innamoriamo perdutamente di un ideale futuro. Ecco, ci innamoriamo della bellezza della grandezza del nostro compagno, di quando sarà un angelo futuro. È ovvio che questa, questo innamoramento non può durare l'eterno. Piano piano se ne va, cioè l'angelo si ritrae perché vuole che impariamo noi, si mette da parte e dice devi fare tu, devi essere capace tu di creare l'amore. Perché se tu continui ad amare, perché te lo do io, non, non diventerai mai. Capace di adempiere la tua missione terrestre, la tua missione terrestre è quella non di amare come gli angeli, ma di umanizzare l'amore divino, di riconquistare, di rielaborare ciò che è umano per trasportarlo nel divino. E questo lo puoi sperimentare soltanto se sei sola. Se io ti abbandono, certo, io ti intono l'anima con il suono dell'amore e ti insegno che com'è bello e com'è grande l'amore ma poi dopo ti abbandono me ne vado di notte così come me ne vado di giorno vicino al tuo compagno rimani solo con lui e insieme sperimentate la solitudine di cosa voglia dire essere umani di essere anche poco capaci di amare ma tu imparerai ad amare e questa è questo paradigma, diciamo, di quello che vi ho detto, questo mistero dell'angelo che di notte ci incontra e ci dona le forze di speranza per amare l'altro, è qualcosa che troviamo in un'altra fiaba moderna che è quella della Bella e la Bestia. Ecco, nella Bella e la Bestia viene portato un'altra immagine di un amore che non sorge più da Dio, che non sorge più dall'angelo ma che sorge dall'anima stessa. Voi sapete che nella bella e la bestia eh, vi è un principe molto bello, ma anche molto orgoglioso, che una notte viene messo alla prova da una maga. Questa maga, che si, tra si traveste da una donna molto brutta, da una povera mendicante, bussa al castello e chiede ospitalità. Ma il principe bello, che però è anche molto egoista, la rifiuta e la caccia perché è schifato dalla sua bruttezza e dice: Vattene via, brutta strega, ma che vuoi? E allora lei per punirlo dice: Tu io ti avevo offerto questa prova perché volevo assaggiare la tua onestà, la tua delicatezza. Ho visto che sei presuntuoso, sei orgoglioso, sei superbo e io ti lancio questo incantesimo, ti dono questa rosa e ti trasformo in una bestia lui viene trasformato in una bestia terribile e dice fino a che non avrai trovato qualcuno che ti ama per la tua bruttezza per quello che sei dentro e non per quello che sei fuori e la rosa perderà un petalo e ogni petalo significa una possibilità un giorno che passa e se tu non riuscirai a superare questa prova rimarrai bestia e morirai bestia questo è un po' il succo diciamo della fiaba voi sapete che c'è poi questa ragazza che va a abitare nel castello, è un po' una, una fiaba di erosì che è un po' capovolta, però qui vedete non c'è l'angelo, c'è il mostro. E chi è questo mostro? Questo mostro è l'essere umano, è il corpo fisico dell'uomo, è l'uomo il nostro compagno, ecco, la bestia è il nostro compagno. E qui cosa succede? Che lui è gentile, certo è, è mostruoso, però la fa ballare, la tratta bene, è delicatissimo, gli scrive poesie, suona, però è terribile, è bruttissimo. Questa apparenza, diciamo, della bestia è l'immagine animale dell'essere umano. Cosa succede? Succede che questa ragazza eh, chiede di assentarsi perché suo padre sta, è ammalato e lui glielo concede e lei se ne va. E quindi non la costringe a stare nella sua regia come fa invece Eros, la lascia libera. Ed ecco che dalla libertà, mentre prima era come costretta a stargli vicino, capisce, sorge l'amore. Questa ragazza comprende che quell'essere bruttissimo, quel compagno terribile che appare come qualcosa di mostruoso, in realtà ha un'anima nobile, è un principe dentro. E quindi Ritorna da lui proprio il giorno prima, in cui mancava ancora un petalo, la rosa, e lo abbraccia e dice: Ti amo, non per come sei fuori, ma per come sei dentro, ti amo. E dicendo questo, viene sciolto l'incantesimo. L'incantesimo si scioglie e lui smette di essere una bestia. Lei scopre in lui l'angelo, e quindi diventa l'amore fra l'anima e l'eros. Conquistato. Vedete come qui non c'è un Eros che fa tutto, ma è l'anima che trova in sé le forze di, di passione, di dedizione e di amore per riscoprire nell'essere umano un potere divino, che è quello della sua bontà, della sua grandezza umana. Ecco io penso che questa è una fiaba interessante perché ci fa proiettare in un'altra dimensione, vediamo come qua appaia un elemento di un amore cosciente, non c'è un amore che è dato dal cielo, ma sorge dall'essere umano perché spontaneamente sente questo, al di là della bellezza, al di là della, della terribile mostruosità. Ecco che questa è un po' la direzione anche del futuro. Adesso andiamo a vedere qualcosa invece... Eh, e anche la parte conclusiva, di quello che vi dicevo, cosa fa l'angelo nel nostro corpo stare di notte quando dormiamo. Steiner, Rudolf Steiner dell'Antroposofia, eh, dal quale diciamo, io devo essere grato, perché tutte le conoscenze che io consegno attraverso la LUX e eh, l'Università della Conoscenza qui su Focus 3.0. Provengono appunto dalla conoscenza sovrasensibile e chiaroveggente di Rudolf Steiner e della sua antroposofia. Egli, in un testo che si chiama Appunto Cosa fa l'angelo nel corpo astrale, e dice che il ruolo degli angeli è di generare nell'anima dell'uomo delle immagini di ideali per il futuro. Ogni notte, il nostro angelo, dopo aver passato con noi la notte in momenti di amore e di effusione, di beatitudine inscrive in noi diciamo dentro la nostra anima delle immagini che vorrebbero essere come degli aneliti degli ideali che lui vorrebbe che noi come esseri umani realizzassimo ovviamente si può andare volontariamente o no a queste immagini e quindi realizzarle oppure no però l'angelo vorrebbe a tutti i costi che noi facessimo queste tre cose come esseri umani ed è una sfida. Questa sfida è quella che ci porta appunto verso l'evoluzione. Vediamo un attimo quali sono. La formazione delle immagini da parte degli angeli agisce in questo modo. Agisce il principio per cui in futuro nessun uomo potrà godersi in pace la felicità se, ha, se altri accanto a lui sono infelici. Cioè io non potrò essere felice se ci sono ancora degli infelici. Quindi una fratellanza spontanea. Quando io sarò illuminato come essere umano, come voi quando raggiungerete lo stato angelico, allora vi girerete indietro. In quel momento potreste anche abbandonare la terra, entrare nel mondo spirituale e soggiornare per l'eternità nella beatitudine. Ma ci sarà qualcosa in voi che vi farà girare indietro e vi farà guardare la Terra e vi farà scoprire che ci sono ancora tante persone che soffrono. E questa sofferenza non vi permetterà di entrare e di soggiornare nel mondo spirituale, ma sentirete l'impulso di tornare sulla Terra per aiutare gli altri esseri umani a liberarvi, così come voi vi siete liberati. Questa si chiama compassione. La compassione non è soltanto un elemento di tenerezza, ma è cercare di. è sentire in sé un impulso così forte per liberare l'altro dal dolore e quindi aiutarlo a superare quel dolore affinché possa lui stesso liberarsi dalla sofferenza della vita. Questo è il primo impulso. L'angelo vuole che nessun uomo sarà in pace fino a che. Ci saranno ancora altri uomini infelici. La seconda immagine, invece, è un altro scopo: che in futuro ogni uomo veda nell'altro uomo la sua parte divina nascosta. Quindi ci sarà un momento in cui noi vedremo il futuro angelo, l'io spirituale di ogni uomo manifesto. Quindi non ci sarà più un elemento né scimmiesco né evolutivo dal punto di vista della materia, ma scopriremo un, che ogni, in ogni uomo alberga un tesoro meraviglioso. In ogni uomo c'è una grandezza infinita, una meraviglia, una risonanza beatifica, angelica. Ogni uomo è un angelo futuro. Ogni uomo diventerà un essere della gerarchia, dell'amore e della libertà e vedremo nell'altro uomo proprietario, portatore di un essere divino. Il terzo obiettivo è che darà all'uomo la facoltà di giungere a questi concetti, alla spiritualità attraverso un pensiero cosciente. Si sarà capace di oltrepassare la razionalità e di pensare con il cuore. Non utilizzeremo più il cervello, ma utilizzeremo il cuore per pensare e non ragioneremo più in peso, numero e misura, ma in termini di amore, fiducia e speranza. Quindi tutto passerà attraverso l'amore, la fiducia e la speranza e tutto smetterà di essere misurato e pesato. Quindi vedete che sono tre impulsi. Steiner però dice anche che questi tre impulsi potrebbero non essere interpretati, giustamente, e potrebbero cadere nell'opposto. E cosa accadrà? Che ci sono dei pericoli. Se non faremo porteremo questo, ci sarà una, una sorta di degenerazione di, quella, di una parte dell'umanità. Allora, quindi ricapitoliamo: se noi proveremo per ogni essere umano un interesse più profondo, se vi sarà una piena libertà religiosa per tutti gli uomini, se avremo una convinzione globale, totale sulla natura spirituale del mondo, allora l'umanità andrà verso una risoluzione. Ma cosa accadrà se invece non, non riusciremo a fare questo? Appariranno tre pericoli. Allora, il primo pericolo sarà che vi sarà una terribile perversione degli istinti sessuali. Si potrebbe dire che già, per esempio, l'AIDS, o l'ingegneria genetica, di uteri in affitto e così via, la fecondazione artificiale in vitro, già cominciano a essere un pericolo, non dico che questo sia per tutti un pericolo, ma possono diventare un pericolo. Una, terza, una seconda possibilità eh, negativa è che possa sorgere un modo di curarsi, una medicina che sia <coughs> dannosa per l'uomo, ma anche per esempio nell'alimentazione, per esempio eh, gli alimenti trasgenici, <coughs> l'uso della chemioterapia l'uso di sostanze che non vanno sicuramente a stimolare il sistema immunitario ma lo, lo debilitano. Questa è una medicina dannosa per l'uomo che non verrà usata per migliorarla ma per peggiorarla. Terza è la possibilità che la Terra diventi un terribile ingranaggio, cioè una macchina mondiale, nello sfruttamento delle forze della natura. Quindi un'ecologia che vada contro la natura, l'uso dell'energia atomica in modo sconsiderato, <coughs> dei satelliti, e dei campi elettromagnetici, radio e medicina, sono tutte cose che potrebbero avvenire e creare dei gravi danni. ecco, ecco Queste sono cose che potremmo dire ci allontanano un po' dalle nostre prospettive. Certo, noi pensiamo a Eropsepsy che siamo partiti da lontano. <coughs> Se ricordate, facendo una, una ricapitolazione un po' del percorso che abbiamo fatto oggi, noi abbiamo visto che c'è un'analogia fra il nostro angelo e la scuola d'amore che ci viene data. È come se l'angelo ci guidasse verso un futuro in cui noi dobbiamo essere tutti fratelli e imparare ad amare. Ecco. Questa è una cosa molto bella, una cosa che secondo me noi dobbiamo a cercare di realizzare e di comprendere. Io penso che sia molto particolare appunto eh, ritenere che e considerare quello che abbiamo detto oggi come qualcosa che mh, forse non abbiamo mai visto su questa ottica, però pensare che c'è questo elemento dell'angelo che in noi ogni notte vive con noi diciamo un'esistenza spirituale e nelle sue braccia in qualche modo, eh, braccia spirituale ovviamente, godiamo di una beatitudine che poi diventa la guida per l'amore sulla Terra, che diventa l'impulso per amare gli altri esseri umani, che è l'innamoramento stesso che all'inizio proviamo per gli altri esseri umani. È una cosa che tutti possiamo ammettere. Quando siamo stati innamorati, quando siamo innamorati, noi sentiamo la forza del divino, sentiamo quanto sia meravigliosa questa forza dell'amore divino che ci viene dato per, all'inizio certo, per imparare ad amare. E questa possibilità notturna l'abbiamo tutti, ma ahimè, è difficile trovare un angelo, è difficile trovare nel nostro compagno certo qualcosa che possa supplire. Alla grandezza del nostro angelo, all'amore, alla capacità di amare, alla beatitudine che ci dà il nostro angelo. Ma questa è una scuola d'amore. Noi dobbiamo diventare capaci di riconoscere nell'altro umano la sua bellezza, il suo essere in crisalide di angelo. E allora riusciremo anche ad amarlo come se fosse un angelo, perché non c'è un essere umano che non sia un angelo. Certo, siamo ricoperti di materia, siamo dei mostri a volte. Quando ci arrabbiamo possiamo diventare dei mostri. Quando siamo egoisti possiamo diventare dei mostri. Ma possiamo fare in modo, come fa la bella, di innamorarci non delle apparenze, ma di ciò che è invisibile. Ma ciò che è invisibile ma è esistente, perché in ogni essere umano c'è un tesoro, c'è una meraviglia che si manifesterà come l'amore del futuro, ecco. Io eh, mi piacerebbe ringraziare tutti, anche adesso ci sarà una pausa che faremo perché ci sarà l'evento estivo e probabilmente ci rincontreremo in altre occasioni. Io voglio approfittare, la, la Lux, l'Università della Conoscenza, la, la bravissima e la gran colma di dedizione Anna Tamburini e Torre ecco, e anche tutto lo staff. Appunto, che ci permette attraverso Focus 3.0, al mistero della vita, di trasmettere questi messaggi. Ecco. Io so anche di portare un certo taglio a questi messaggi, anche io provengo da esperienze medianiche, metafoniche. E non dico che le ho superate, le ho sperimentate e ho visto che c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa che eh, sicuramente non vale per tutti però che ci conduce a, verso la via dell'amore futuro. Ecco. Io spero che il mio lavoro, mh, mi sono dedicato in questi sei mesi a portare tanti contributi e l'ho dato con grande soddisfazione, con grande dedizione, affinché le anime possano trovare se stesse, affinché il loro angelo li porti veramente a realizzare l'amore divino. Ecco. E se ci sono domande voi potete scriverle nei commenti. E io vi risponderò ecco e risponderò nel dopo finita la trasmissione ecco ecco adesso io a questo punto vi vorrei salutare vi vorrei augurare una buonissima estate nelle, nelle braccia dell'arcangelo Uriele perché Uriele è proprio l'Arcangelo dell'estate, e, e sicuramente ci ritroveremo in un'altra occasione. Grazie, ancora infinite a lux. Università della Conoscenza, grazie Anna, grazie a Focus 3.0 e grazie a voi anche di avermi seguito durante l'emergenza eh, le nostre serate eh, sul Vangelo di Giovanni e vi invito, ci sono eventi che ho creato quest'estate, creerò a incontrarci di persona perché vorrei incontrarvi di persona, è qualcosa che vorrei realmente fare. Quindi se vi è possibile. E ci sarà possibilità di incontrarci, sarà un piacere per me farlo. Ecco. Io vi ringrazio e ci vediamo presto. Buona estate e tanti saluti a tutti. Ciao.